su un campo difficile contro una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per dire la sua sulla vittoria del campionato. Sì, contro una squadra forte, molto ben organizzata, che parte da un progetto tecnico che arriva già dallo scorso anno e si è visto da un punto di vista dei meccanismi, probabilmente sono un po' più avanti di noi. Una vittoria importante perché sofferta. Dopo, secondo me, un buon primo tempo, i nostri avversari ci hanno costretto ad abbassarci. Abbiamo perso troppo campo dal mio punto di vista, però i ragazzi sono stati bravi a interpretarla lo stesso. Serviva sacrificio, hanno messo in campo sacrificio, serviva un pizzico di fortuna e c'è stato un pizzico di fortuna. Mister, per la prima volta non ci viene una gara ufficiale per solo una rete, una piccola tirata d'orecchio, però per la seconda gara consecutiva non subiamo reti. Sì, è un dato che noi sicuramente analizzeremo. Stiamo crescendo oggi, ripeto, contro una squadra forte. Abbiamo fatto, secondo me, un'ottima prima parte di gara, anche da un punto di vista del palleggio. Si sono viste trame migliori rispetto alle partite precedenti. Dobbiamo essere bravi a reggere di più e nel periodo di sofferenza probabilmente a ripartire un po' meglio, perché quando ci siamo messi con le tre punte, nonostante stessimo soffrendo, era proprio per provare a colpire i nostri avversari che si erano spinti in avanti lasciando campo alle spalle, per provare a raddrizzare il risultato. In quel frangente siamo stati poco precisi a servire i nostri attaccanti. Sappiamo che lei la domenica sera ama leggere i social. Che cosa si aspetta adesso dopo questa vittoria così importante e dopo tante polemiche nei suoi confronti da parte del pubblico rossonero? In realtà è da dopo la partita con l'Angri. Dalla partita con l'Angri che non li apro più. Perché innanzitutto mi portano io tanto tempo, perché non sono abituato a tanti gruppi di tifosi, tanti pagine di tifosi. E poi veramente ho altro a cui pensare. Stasera riguarderò la partita, probabilmente domani guarderò la partita dei nostri prossimi avversari, quindi preferisco impiegare il mio tempo in maniera un po' più fruttuosa. Mister, io sabato, se si ricorda, le ho chiesto cosa poteva significare per la Nocerina tornare da Ostia con un risultato positivo. Ecco, il risultato positivo l'abbiamo raggiunto, lei cosa ci può dire di qua? È quello che ti ho detto ieri, per la classifica non cambia proprio niente, perché siamo proprio agli albori del campionato e ci sono altre 31 giornate e 31 giornate si parla di 93 punti a disposizione. Per l'ambiente può contare tanto, perché l'entusiasmo serve, l'entusiasmo per noi deve essere carburante, non deve essere pressione. E quindi è più per l'ambiente che serve questa vittoria che in realtà per la classifica. Buonasera, sono Giorgio Attolico di Roma, di Rete Oro, una TV privata del Lazio. La Nocerina che oggi ha dimostrato sul piano mentale, a mio avviso, di essere una grande squadra, al di là degli episodi finali. Si aspetta però una squadra nel prossimo futuro un po' meno rinunciataria nel secondo tempo, nel senso che mi è sembrata una squadra molto chiusa, ma è un problema anche fisico che siamo, lei quando parlava prima di inizio stagione, è un problema anche fisico? Sì, noi non siamo al top della condizione, ma siamo al livello di condizione in cui avevamo previsto di essere in questo frangente. Io non credo siamo stati rinunciatari, siamo stati costretti ad essere rinunciatari dalla spinta dei nostri avversari, che ripeto sono una squadra molto molto organizzata, molto ben allenata e molto forte. In quel frangente da bassi avremmo dovuto ripartire meglio in alcune circostanze, perché c'erano tanti spazi alle spalle della difesa dell'Ostia Mare, visto che si era alzata molto. In quel frangente non siamo stati bravi, però non credo che sia stato un demerito nostro, ma secondo me più per merito dei nostri avversari, a cui io faccio complimenti sinceri. Mister, un'ultima domanda.
ho notato durante le varie partite, quando gli avversari battono i calcio d'angolo, come mai noi rimaniamo tutti quasi in aria e non teniamo mai qualcuno per far salire la squadra, almeno nel cerchio di centrocampo, prossimo a quella zona lì? Vedo soprattutto che ci schiacciamo molto in difesa senza impensierire magari qualcuno tenendo qualcuno alto. Sì, perché per scelta mia, chiaramente, è una fase di gioco in cui sono più le possibilità di prendere il gol che di farlo, e vado a non prenderlo. Però se mi permette, mister, sempre pure una mia riflessione, in questo modo non ci schiacciamo un po' troppo in difesa, nel senso che nel momento in cui riusciamo a buttare la palla in avanti, diciamo a liberare l'aria, non teniamo mai un giocatore che, diciamo, riesce a prendersi il pallone e cercare poi di far risalire la squadra. Questo è vero, però prima di ributtarlo in avanti il pallone lo devi prendere. Certo, però per un paio di giocatori, diciamo, fuori dell'area di rigore. Per la costruzione difensiva nostra non possiamo rinunciare a un paio di giocatori. L'Ostia portava, noi avevamo visto le partite chiaramente, sì. Oggi ha portato due battitori, solitamente ne porta tre. E là inizia ad essere una partita a scacchi, nel senso magari tu fai una mossa e vedi come reagiscono i tuoi avversari. E noi in questa situazione abbiamo deciso fare noi la prima mossa di stare bassi, però sono chiaramente considerazioni. No, certo, condivisibili, sì. Sulla magari se hai giocatori molto molto bravi in velocità, già una scelta diversa poi che puoi fare. Oggi non è che ne avevamo tantissimi, cioè il miglior attaccatore di profondità oggi era Parravicini, ma non tolgo un giocatore di 1,93 m in una situazione di palla inattiva per lasciarlo avanti. Certo, probabilmente Faisal in campo, con Lorenzo in campo, Liurni, avremmo potuto fare anche scelte diverse. Ho